Strano a dirsi per una città nata sulla sommità di un colle, eppure, volendo credere alla leggenda, Chieti dovrebbe il suo nome proprio alle discendenti di Oceano e in particolare alla ninfa del mare Teti. Potrebbe essere stato Achille, l'eroe con un solo punto debole, a chiamarla Teate in onore della madre Teti. La città gli è grata, tanto da raffigurarlo sullo stemma del comune. Ma quest'anno Chieti ha fatto anche di più, raddoppiando i festeggiamenti abituali per il santo patrono, San Giustino, visto che proprio all'11 maggio, ma del 1181 a.C., risalirebbe anche la nascita della città. Oggi è 11 del mese di maggio, quinto dell'anno 3203, si fa memoria di come lo più grande eroe dell'antichità, Achille, figlio di Peleo, cantato da Omero nell'Iliade, ha dato nuova vita e fondazione alla Civitas Teatina. In questi giorni di grande festa gli appuntamenti si susseguono e purtroppo anche il rischio di contrarre il Covid in un territorio che al momento è il più colpito della regione. Per questo, pur senza istituire divieti non in linea con le disposizioni nazionali, il sindaco Diego Ferrara ha invitato ripetutamente i suoi concittadini a mantenere un atteggiamento prudenziale, per esempio indossando la mascherina in caso di possibili assembramenti. Questa sfilata di questa mattina è solo l'inizio di un vastissimo programma concordato con il mio vulcanico vice sindaco dottor De Cesare, che si applica veramente allo stremo per riportare vita a Chieti. Durante questo tavolo salus et spes avuto con il prefetto, con altri sindaci e con il direttore Shell, abbiamo preso contezza del fatto che la provincia di Chieti e Chieti in particolare purtroppo portano la maglia nera dei nuovi contagi Covid. Certo, la sintomatologia è molto diversa dai primi anni, è molto più blanda, però non possiamo e non dobbiamo abbandonare le misure di sicurezza. Ma i sindaci hanno un potere eventualmente di effettuare delle restrizioni comunque, eventualmente? Assolutamente sì, ed è stato fatto da me anche in altre circostanze nel 2020, fine 2020, ho interpretato in maniera restrittiva alcuni DPCM. In questo caso mi sembrava inutile, secondo me, fare una restrizione che andasse anche contro il senso di libertà, di riappropriarsi della bellezza, del rivedersi e del festeggiare. Si è fatto un'idea del perché Chieti in questo momento risulta la provincia o la zona più colpita? È solo casuale o ci può essere qualche spiegazione? È vero che ci sono state le feste pasquali, c'è stato il Venerdì Santo, ci sono stati altri eventi, però sarebbero potuti accadere dovunque. Diciamo che è assolutamente casuale.